Parlare oggi di strumenti di PlayStation e quant'altro, insomma, non ci vede noi adesso in prima linea. Non è questo il tema, non è questo il problema. Rispetto di regole, rispetto di esecuzione. Nessun privilegio per nessun detenuto. Ferma così le polemiche sulla PlayStation usata da Filippo Turetta nel carcere di Montorio nel Veronese. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari in visita all'istituto penitenziario. Diversi i fronti aperti a partire dal sovraffollamento. Anche a Verona, a fronte di una capienza di 335 posti, le persone detenute sono 545. Il problema del sovraffollamento è un problema perché i dati sono in aumento, ma non si risolve con gli svuotacarceri, perché poi le persone che escono con quei provvedimenti ritornano, per il 70% ritornano tutti nel circuito criminale. E si risolvono con nuovi spazi. Pesante il tema dei suicidi. A Padova, a togliersi la vita inizio settimana, un giovane di 27 anni originario di Chioggia, Stefano Voltolina. A Verona, tre persone non ce l'hanno fatta e due ci hanno provato. Per prevenirli, la proposta è quella di introdurre un dispositivo salvavita. Abbiamo dato incarico alla nostra direzione presso il DAP di effettuare uno studio capace di verificare se ci sono degli strumenti, dei dispositivi capaci di salvare la vita, di avvertire prima che quel fatto accada. Se riusciamo a fare questo, insomma, daremo un bel messaggio non solo all'Italia intera, ma anche a livello internazionale. La risposta a questa estrema fragilità resta però il lavoro, spiega il sottosegretario. Facciamo un appello alla città, al mondo dell'impresa che può intervenire, che può essere parte di questo ragionamento, può investire qui dentro, perché gli spazi ci sono, e può quindi contribuire a questo percorso che è capace di dare beneficio anche alla nostra comunità. Il futuro ovviamente passa anche attraverso un mondo dell'esecuzione della pena a cui stiamo pensando noi per la prima volta dopo decenni, a cui non ha pensato nessuno se non attraverso solo ed esclusivi svuotacarceri.